Arena, puntata post-elettorale con Emiliano Canalis. Siffredi, la puntata di Non è l'Arena in onda domenica 11 marzo sulla 7 è dedicata alla discussione degli scenari post-elettorali. In studio commentatori ed opinionisti politici. Nella seconda parte ci sono Elisabetta Canalis e Rocco Siffredi. Questa sera, domenica 11 marzo alle 20.30 sulla 7, va in onda la 16ª puntata di Non è l'Arena. Massimo Giletti gestisce un appuntamento del talk show in veste post-elettorale. Dopo essere stato costretto dalle regole della par condicio a condurre la scorsa puntata in chiave esclusivamente spettacolare, adesso Giletti torna alla normalità politica. È proprio alle nuove prospettive che si sono aperte con il voto dello scorso 4 marzo è dedicata la prima parte del talk show. Non è l'Arena, ospiti politici 11 marzo è trascorsa una settimana e si parla esclusivamente dei nuovi rapporti tra le forze politiche e degli scenari che si prospettano per la formazione del nuovo governo, come si comporterà il Partito Democratico? Continuerà a negare il proprio appoggio ad una possibile coalizione con il centrodestra o con il Movimento 5 Stelle? Giletti analizza la situazione di un'Italia divisa in due dal voto, 5 Stelle al sud e centrodestra al nord. E, con il contributo dei suoi ospiti, cercherà di capire quali alleanze sono possibili per formare un governo. In studio a discutere sul futuro politico italiano ci saranno, tra gli altri, Michele Emiliano, PD, Rosario Crocetta, PD, Massimiliano Fedriga, Lega, Alessandra Moretti, PD, Daniela Santanchè, FD, lo scrittore Mauro Corona, il direttore del giornale Alessandro Sallusti e i giornalisti Davide Parenzo, Luca Telese e Luisella Costamagna. Elisabetta Canalis ospite in una puntata di Verissimo Non è l'Arena, ospiti dello spettacolo. La seconda parte del talk show è, come sempre, dedicata allo spettacolo. Giletti accoglie in studio la modella e attrice Elisabetta Canalis e Rocco Siffredi, celebre attore e imprenditore del mondo dell'art. I due saranno protagonisti di due interviste faccia a faccia condotte dal giornalista padrone di casa. Non è l'Arena, come vederlo, streaming sul sito del programma http://www.la7.it/nonellarena. Oltre allo streaming in simulcast con la messa in onda televisiva, anche dall'estero, saranno disponibili on demand tutte le puntate integrali e le clip cult della puntata. Per commentare e seguire sui social il programma via mail scrivendo a nonellarena@la7.it, su Twitter @nonellarena, su Facebook https://www.facebook.com/nonellarena.